In un tranquillo angolo di un villaggio dimenticato, all'interno di una piccola macelleria, si svolge la storia di un gatto che porterà tutti noi a riflettere sull'importanza di dare il meglio di noi stessi, indipendentemente dalle opinioni degli altri. Buona visione! In un giorno soleggiato, Giovanni era al lavoro nella sua macelleria, preparando tagli freschi di carne e servendo i suoi clienti abituali, quando il leggero tintinnio della campana sopra la porta annunciò l'arrivo di un insolito visitatore. Un elegante gatto randagio entrò nel negozio con uno sguardo curioso sul suo viso. Giovanni, sorpreso dall'apparizione del felino, cercò di scacciarlo con un gesto amichevole. Tuttavia, invece di scappare, il gatto si avvicinò a lui e lasciò cadere un piccolo foglio piegato ai suoi piedi. Giovanni, incuriosito dalla situazione, raccolse il foglio e lo srotolò. Conteneva una strana richiesta. «Potresti prepararmi 10 costolette di maiale e una coscia di pollo, per favore?» Per sua sorpresa, all'interno del foglio c'era anche un biglietto da $10. Il macellaio, con una miscela di curiosità e stupore, decise di accontentare la richiesta del gatto. Come poteva un gatto comprare in un negozio? Preparò con cura le costolette di maiale e la coscia di pollo e li mise in un sacchetto insieme al resto del denaro. Poi mise i manici del sacchetto nella bocca del gatto, che li sostenne senza sforzo con un gesto elegante. Impressionato dall'intelligenza del felino, Giovanni decise di seguire il gatto quando lasciò il negozio. Il misterioso gatto si diresse per le strade del villaggio. Arrivarono a un incrocio con un semaforo e il gatto si fermò pazientemente sul marciapiede, aspettando che il semaforo diventasse verde per attraversare la strada. Giovanni non poteva smettere di meravigliarsi dell'astuzia e della pazienza del gatto. Come poteva un gatto attraversare con quella pazienza sulle strisce pedonali? Continuarono il loro cammino finché il felino si fermò davanti ad una casa bianca. Lasciò il sacchetto sul marciapiede e poi si voltò, correndo verso la porta e cominciando a bussare con la testa. Non ricevendo risposta, il gatto girò intorno alla casa e saltò un basso recinto per raggiungere una finestra. Bussò alla finestra più volte, cercando di attirare l'attenzione del proprietario. Alla fine, la finestra si aprì e, per stupore di Giovanni, l'uomo iniziò a gridare arrabbiato contro il gatto. Preoccupato, il macellaio si precipitò verso l'uomo e lo fermò, esclamando «Per l'amore di Dio, cosa sta facendo?» L'uomo, un po' imbarazzato, rispose «Mi dispiace molto, ma questa è la seconda volta questa settimana che questo distratto dimentica le chiavi». Questa storia ci offre una preziosa lezione. Talvolta, nonostante impieghiamo il nostro massimo impegno e dedizione, come ha fatto il gatto, alcune persone tendono a sottovalutare ciò che siamo e ciò che facciamo. Non sempre lo fanno apposta e a volte, anche nel tentativo di proteggerci, come nel caso del macellaio Giovanni, stanno comunque sottovalutando la nostra persona e le nostre capacità. Tuttavia, dobbiamo ricordare che la nostra missione qui è orientata verso un fine superiore che va oltre il giudizio o l'approvazione degli altri. Siamo nati per un proposito più grande. Ti ringraziamo per aver visto questa storia e speriamo che porti benedizioni nella tua vita. Condividi la tua esperienza nei commenti, metti mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale per altri contenuti come questo. Ci vediamo nel prossimo video.